tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi voglio ritornare nuovamente ai fasti del passato. Il nostro passato è un mese fa. Non guardarmi così strana dietro alla camera. Che cacchio sto dicendo? Che cosa sono i fasti del passato? How Italians remember of the past. Sì. Quando parlo di fasti del passato... Fasti del passato, non pasti del passato, giusto? Intendo dire del nostro Mobile World Congress, perché durante esso, abbiamo utilizzato tre compagni di viaggio. Di due di questi sapete già tutto, cioè Mercedes classe E, che trovate il video qua sotto, e Asus Transformer 3 Pro. Adesso manca all'ultimo compagno. Si tratta di Netgear Aircard 810, hai sentito come ho detto bene Aircard? Ed è un mobile hotspot con touchscreen e interfaccia semplificata. Andiamo però a... Andiamo però ora a dargli un'occhiata un po' più da vicino. Eccoci qua con Netgear Aircard 810, non riesco a dirlo bene. Non ho cambiato la voce, Erika, che non sta raccontando. Allora, eccolo da vicino. La prima cosa che dovete sapere è che pesa solo 132 grammi, quindi è effettivamente molto molto leggero. Potete tenerlo anche in tasca, non vi dà particolare fastidio. Non ha praticamente tasti, l'unico che vedete è questo, il latch spegne per accenderlo, spegnerlo e risvegliarlo quando dorme. Sotto invece trovate soltanto l'USB 3.0 che potete usarlo per ricaricare. Sotto, che tecnicismo! Sotto, nella parte inferiore, potete trovare la porta USB 3.0 per del fuoco, per la ricarica, abbiamo detto. Tutto il resto lo fate praticamente dal touchscreen. Avete due tasti che però sono touch anche questi, quindi non sono dei tasti fisici, che sono la home e il tasto back, indietro. Non sempre sono super reattivi, lo aggiungo io. Va bene, grazie per il tuo contributo. Funziona tramite micro SIM che potete mettere nella parte posteriore del dispositivo, se no Fiona mi picchia. Supporta le reti 4G LTE, oltre ovviamente alle reti 3G, quindi potete andare super mega velocissimi volendo, dipende ovviamente dal paese in cui siete e dal tipo di copertura che è. Che avete. Fornisce una connessione wifi che sfrutta anche il nuovo protocollo AC. Cosa vuol dire? Che praticamente avete due bande, quella classica che non suonano le bande, quella classica da 2,4 GHz e invece quella nuova da 5 GHz. La differenza è molto semplice, quella classica la sfruttano tutte quindi è super intasata, quella nuova invece è usata di meno, è più libera, viene usata soltanto per il wifi. Brava, grazie per l'aiuto. Viene usata soltanto per il wifi, quindi non subisce le interferenze di altri tipi di dispositivi. Cosa stai facendo? Clicco. Dai fastidio. Supporta volendo anche le antenne esterne qua nei buchi che adesso andiamo a coprire. Quindi potete ampliare il raggio sostanzialmente del vostro wifi, così arriva molto molto più lontano. La batteria che si trova nella parte posteriore arriva fino a 11 ore dichiarate e è abbastanza realistica come stima, nel senso che noi l'abbiamo usato ampiamente a Barcellona e si è comportato davvero molto bene. Il display vi mostra nella home le informazioni principali, quindi avete il nome della rete, la password e il consumo, livello della batteria e qui quando è inserita la SIM vi mostra quanto sta prendendo sostanzialmente. Qui avete delle informazioni generiche sul wifi dove potete cambiare la password o il nome della rete. Qui avete il tipo di banda che avete selezionato, volendo lo potete cambiare. All'interno del menu wifi c'è la possibilità di creare un wifi guest, quindi per gli ospiti che non volete... Indesiderati. Esatto, qui non volete dare la password normale. Qui vi dice quanti dispositivi e quali sono collegati in quel momento. Abilitate il VPS se dovete associare un nuovo dispositivo. Qui avete le opzioni, avete la copertura del wifi, potete decidere se standard molto lunga oppure media e quando il wifi può andare in stand by. Qui potete disabilitare del tutto il wifi se non volete utilizzarlo in quel particolare momento. Torniamo indietro. Qui avete i messaggi, i nostri sono tutti spagnolo perché avevamo una SIM spagnola e indietro. Oh. Qui avete invece delle altre impostazioni, tra cui quelle dello schermo con la lingua predefinita, la luminosità, il timeout della batteria,
poi torniamo indietro. Qui avete le impostazioni invece della banda, qui avete anche lo stato della connessione, l'APN se volete modificarlo nel caso non fosse giusto, il nostro era giusto perché la SIM era di Vodafone. Battery boost, la modalità aereo, il tethering. Qui avete tutte le informazioni sul dispositivo, la possibilità di fare l'aggiornamento del software oppure di ripristinare le impostazioni predefinite. Le impostazioni possono essere modificate attraverso un'applicazione che si chiama Netgear Mobile, che è una sorta di web app che vi permette di inserire tramite lo smartphone invece che tramite il touchscreen tutte le impostazioni. Praticamente potete fare le stesse cose, dipende da quello che preferite, insomma, o fate col touch oppure lo collegate all'applicazione, che è molto semplice da utilizzare. Passiamo ora a vedere pro e contro di questo AirCard 810 di Netgear. Non sono tantissimi perché è un prodotto semplice da utilizzare con un'interfaccia molto semplificata, cioè alla portata di tutti, anch'io riesco a usarlo questo coso. Ed è incredibile, Perché solitamente Erika con la preposta agli hotspot in tutti i viaggi. Fa perfettamente il suo lavoro, infatti ha una ricezione ottima, ma soprattutto dura tantissimo. Diciamo che con 4-5 dispositivi collegati riuscivamo a fare più di 3/4 di giornata. Tre quarti di giornata tranquillissimamente, ovviamente utilizzandolo anche con un'intensità molto intensa. Molto intensa, lo sapevi. Questo Netgear AirCard 810 però non è perfetto, infatti è fatto di plastica, di materiale abbastanza plasticoso, non mi sembra di una resistenza esagerata, però diciamo che se non lo buttate per terra va più che bene. L'altra cosa invece è il costo, ci aggiriamo intorno ai 249 euro, quindi non è proprio economico, non è proprio per tutte le tasche, però fa assolutamente benissimo il suo lavoro. Se lo utilizzate per lavorare, questo AirCard 810 è perfetto perché è veloce e facile da utilizzare, ma soprattutto ha un'autonomia infinita rispetto a molti altri prodotti che abbiamo provato in passato, quindi prodotto consigliatissimo. Direi che questo video termina qui, se avete qualsiasi tipo di domanda non esitate a scrivere a Erika che è dietro la camera, vi saluta e vi vuole anche un sacco bene. Ricordate di vedere anche degli altri video sul nostro canale, ma soprattutto di iscrivervi a questo diavolo di canale. Avete capito? Vi voglio bene anch'io. Un saluto, ciao!